Buona Immacolata innanzitutto e benvenuti amici di Telegolfo dal vostro Aldo Conte alla cronaca e alle riprese c'è Nicola Dell'Anno. Parliamo di calcio a 5, decima giornata di andata, siamo nel sabato, ricordiamo dell'Immacolata. La sfida in campo oggi c'è il derby del Golfo di Gaeta, Heracles Città del Golfo versus Sport Country Club Gaeta, una delle società più antiche del Golfo di Gaeta. E andiamo ora a leggere le formazioni per quanto riguarda l'Heracles Città del Golfo, che giocherà oggi con un completo nero e bordi oro. 1 Angelo Petrella, 2 Francesco Valerio, 5 Antonio Ferrara, 6 Giovanni Ruben Treglia, poi abbiamo 7 Francesco Bisecco, un rientro, 9 Yuri Alfonso e il Cisne de Valencia Mella, 8 Antonio Cola 5 terzo, 10 Daniele Riso, 11 Davide Riccardo Corona, 22 Francesco Napolitano, 23 Paolo Petrella, questi ultimi due sono due portieri, e numero 20 Michelino Corrente. Allenatore Matteo Magari, il dirigente accompagnatore Antonio Filosa e Arcangelo Moscaritolo, massaggiatore Salvatore Nardella. Per quanto riguarda invece lo Sport County Club Gaeta, 1 Francesco Grasso, 2 Dario Tramontano, 5 Luca De Santis, 7 Bruno De Santis che è vice capitano, 9 Marco Iannotta, 11 Giuseppe Netani, 15 Nicolas Gadaleta, 16 Alessandro Pierro, 17 Carlo Trani, 18 Roberto Cutillo, con invece in panchina il portiere numero 0 Gianluca Caneschi, allenatore Mario Caneschi, dirigente e accompagnatore Vincenzo De Santis, massaggiatore Mario Pio Caneschi, arbitro della gara il signor Marco Bongiorni, la sezione di Roma 1 ma di Sudi, provincia di Viterbo. E andiamo a vedere un po' lo schieramento iniziale per quanto riguarda invece l'Heracles. Francesco Napolitano inizia, poi c'è 5 Antonio Ferrara, infine un tridente Antonio Colacicco, Riso e Corona. Quando riguarda invece della squadra del Gaeta, inizia Francesco Grasso in porta, che è stato anche diciamo, nostro tra virgolette collega, entrambi con il rombo, inizia la gara. Vediamo un attimo la situazione. E la gara che è appena iniziata, quindi ricordiamo subito la sfida di questi due team, Soggi e Derby. Ferrara per Riso, che ha militato 4 anni a Fondi. Ancora Corona, va il gioco del Portello, pallo detto per Riso, la chiusura buona da parte di Tramontano. Lascia dietro e ora quindi insomma di rombo lo ricordiamo, c'è Napolitano, poi Ferrara col numero 8 Antonio con la 5 terzo, 10 Daniele Riso e 11 Davide Corona. Dall'altra parte in capo abbiamo Francesco Grasso in porta, poi Dario Tramontano, Bruno De Santis vice capitano, numero 6 ancora, mentre abbiamo il numero 17 Carlo Trani. Ora c'è fallo. C'è punizione per il team
con Black Jersey. Riso. Non c'è intesa tra Antonio Colacicco e Antonio Ferrara, quindi Antonio Grasso, stop di Vetto. Scusa, era Luca De Sandis, quindi conclusione. Riso scivola a contropiede da parte di Trani, fallo di Riso, scivolata di Riso, chiede la munizione il giocatore Serapide, capitano Corona oggi. Per il team, punizione, tiro sulla schiena di Antonio Colacicco, colpo di testa ancora, palla dietro, non c'è l'intesa tra Carlo Trani e Bruno De Sandis. Antonio Ferraro, Corona, Riso, Antonio Colacicco subisce fallo, si rigioca. Riso, ancora la Corona, Antonio Ferraro avanzare, Daniele Riso, pennellata, Antonio Colacicco in mezzo a tre, Riso, ancora Antonio Colacicco, il Gaeta si chiude nello spazio, Antonio Ferraro centrale, tarda troppo a tirare e permette il recupero di Dario Tramontano. Palla che va fuori, c'è corner, Daniele Riso chiede il... l'angolo, ancora parte contropiede tra De Sandis e Antonio Ferrara. Antonio Ferrara chiude ogni passaggio, rimessa per il team dalla Nutrice Caglieta. Antonio Ferrara fa velo su Carlo Trani, infatti napoletano con semplicità mette a terra questo pallone, lancio Antonio Colacicco, ancora la mezza punta Minturnese dietro tra Cugini, Ferrara e Antonio Colacicco, ora va Corona, ancora Riso, conclusione, sfiora. Quinto minuto, l'assist di Colacicco a Riso, ancora si va avanti, conclusione, palla abbondante ai vapori. Conclusione, Corona, ma interviene portiere Grasso, Antonio Ferrara, Corona, Ferrara, non aggancia Riso, troppo forte. Un'immacolata questa, fatta in maniera particolare, una derby di fuoco, chiusura di Corona,
Allenatore del Country Club Gaeta è Mario Caneschi, che lo ricordiamo ha militato in A2, in Serie A con il calcio a 5, Romaniene, Barilla Roma, Torino. Guarda, bellissima questa idea di Santonio Ferrara, brava a stoppare, riso superlativo nella pennellata a Ferrara, ma Antonio Ferrara non ce l'ha fatta, ancora riso, Antonio Colacicco trova la chiusura del team biancorosso, ancora Antonio Colacicco danza con il pallone, viene fermato da Tramontano. Sta dicendo Caneschi, ex Serie A di Barilla Roma, Aniene Roma, è stato anche una nazionale italiana, lui è iniziato nell'84. E guardate! Che occasione! Rizzo che ha tirato, il Gaeta che si trova chiuso, ancora Colacicco, Rizzo e ancora Grasso a deviare. Dopo un minuto non c'è intesa, ora palla che va fuori, palla che va ora con Corona, palla che va fuori, rimessa per il Gaeta. Ancora riparte il Country Club, Caneschi che dà una svegliata ai suoi, è chiuso ora, ma chiude anche il Country Club, c'è anche Arcangelo Moscaritolo che oggi sente l'arbitro dicendo accompagnatore di Marsala. Rizzo mette il turbo, il Portegno Corona e ancora Iella, prima Rizzo e poi Corona. Attacca sempre la squadra dell'Eracles. Corona, Colacicco, lancio in profondità, chiusura. Palla che va fuori. Molto gioco ora, fuori Ferrara, dentro Valerio, il numero 2. Si studiano un gol le due squadre. Cerca l'1-2. Napolitano che controlla la palla. Valerio. Palla persa, Corona, il giocatore Portegno, ancora è il Portegno, dai, Riccardo Corona, idolo argentino, papà Scavri è emigrato in Buenos Aires, quartiere Palermo, che è uno dei quartieri italiani, anche se più conosciuto è il quartiere La Boca, ma quartiere Palermo ora è diventato forse il quartiere
ora molto famoso, cioè da Palermo Hollywood e Palermo Soho, che sono uno un quartiere per lo shopping, l'altro per dove c'è molta movida. L'altro, ritorniamo ancora Corona, Riso, ancora il Portegno per Valerio, Riso, Antonio Colacicco, Francesco Valerio, Pietro Francesco Grasso De Via ancora. Riso. Corona. Spazza come può Luca De Sandis. La palla termina addirittura sotto al soffitto. Siamo ancora sullo 0-0. Riso. E c'è il gol! Antonio Colacicco! Dalla destra Riso per Antonio Colacicco, il bomber. Grandissimo Antonio Colacicco. 1-0, Heracles, Città del Golfo, dando fuori Colacicco e dentro Yuri Mella, il valenziano e il Cisne di Valencia. Siamo al conclusione. Bravissimo Valerio, ancora Riso viene anticipato. Quindi 1-0, Riso, Antonio Mella la prende, la palla fuori, Italo Venzolano Vella, intanto c'è un cambio di gaeta, rientra il numero 17 Carlo Trani e esce Nicolas Gataleta. Corona facile per Mella, ancora i due latinoamericani scambiare questa palla, ancora Corona, c'è Mauro Iannotta, altro nostro collega sportivo, altro giornalista del nostro Golfo di Gaeta, Francesco Valerio, temporeggia, figlio d'arte e nipote di Davide Palladino. Delle Palladine, fratello della mamma, Davide Palladino, che è stato uno dei migliori allenatori. Attenzione che si sono avuti nel calcio mindurnese, nello Stauri Mindurno. Ancora Corona, va Corona, c'era Demella davanti, Riso, Francesco Valerio. Sbaglia doppiamente perché da là poteva tirare prima, si è attardata cercando un passaggio ma c'era Mella davanti, intanto fuori Corona, dentro Giovanni Ruben Treglia, altro giocatore di Scauri, altro ex Scauri Mindurno, da ricordare un campionato giovanissimi regionali con il Castel Club, un suo gol su punizione da fuori area sotto l'incrocio. Quindi bravissimo lui nel cosiddetto free kick. Ora c'è il free kick per il Gaeta, Caneschi che vuole dare un po' di energia positiva al proprio team. Riso con Bella che si parano, ancora il Gaeta, Iannotta cerca di sbucare Trani, si gira su se stesso ma trova solo la rimessa laterale.
va De Santis dietro Capitan Grasso, altro nostro collega, ma ora è notte di sponda, ma c'è Riso che va a pallonata che va su Francesco Bisecco. Nello spazzare la palla colpisce Francesco Bisecco sul naso. Ora free kick per il Country Club Gaeta. L'arbitro di Marco Buongiorno, ricordiamo, di Sutri, provincia di Viterbo. Quindi siamo al 19° minuto. Conclusione e angolo. Palla facile per bloccare. Napolitano che gioca senza guanti. Arbitro molto fiscale oggi con rimessa laterale di Bruno De Santis, anzi c'è il cambio di rimessa, quindi va Ruben Treglia dietro per Valerio, pendellata, spizzata di testa, palla che torna a Mauro Iannotta per il Country che la gioca dietro con Tramontano, ancora ora c'è rimessa la palla, ecco, non può fare avanti e dietro superando la linea di centrocampo. Corona, Treglia, Corona, va il Portegno Francesco Valerio, stop e gira Grasso, vince, bravissimo assist come il simbolo della sua terra di emigrazione Corona. Il famoso Sol del 5 de Maio. Siamo al 20° minuto. Ancora attenzione, gol! Guardate il gol di Annotta. Nell'azione a Marco Iannotta, e 1-1. Ancora Treglia, bella, Valerio Prezzolano, ancora non ce la fa. Siamo ora sull'1-1, siamo al 22° minuto, al gol al 13° di Colacicco risponde Marco Iannotta. Ancora i due scauresi, Corona a Treglia, Ruben riparte il Country Club. Se ne va Serrato, se ne va Trani, scivolato di Ruben Treglia, Francesco Valerio che è entrato ora, temporeggia Francesco Valerio, viene chiuso da Bruno De Santis. Allora, Arcangelo Moscalito che sta dicendo una cosa all'arbitro, terzo fallo, giocatore di ottimo dirigente, accompagnatore, giocatore, vediamo, genitore della provincia di Napoli, ma lui originario della Sicilia.
ancora Ruben Treglia, Corona, Valerio per Mella, conclusione svirgolata. Francesco Grasso, lancio, velo, Napolitano e Treglia, controllo, intanto fuori Treglia, dentro Daniele Riso, giocatore che gioca anche in Serie B a Fondi per ben 4 stagioni. Corona, Francesco Valerio, mezza due Francesco Valerio, rimessa laterale, pennellata, ma c'è Francesco Grasso, lancia la palla, Napolitano, uscita a kamikaze sui piedi di Giuseppe Netani. Corona, conclusione da dimenticatoio. Attenzione, ancora Netani, marcato da Francesco Valerio, rientro di Riso, si fa anche male il giocatore Riso, flash nel suo rientro. Combo dei falli, 4 per il team Carlo Almonte Petrella, 3 per il team della Nutrice Caglieta. C'è a terra Dario Tramontano, speriamo non sia nulla di grave. Ecco fuori sia Francesco Valerio e Yuri Mella, dentro i due cugini Antonio Ferrara con 5 e Antonio Colacicco. Fant'Antonio Colacicco che ha realizzato l'1-0. Antonio Ferrara entra e prende la palla, Colacicco sfiora. L'intesa tra i due cugini è stata bella fino alla conclusione. Venticinquesimo minuto. Quindi ancora Colacicco, Corona. Conclusione ancora, parte il Gaeta con Frani. Pennellata, Antonio Colacicco, Corona, Antonio Ferrara, chiusura, Riso, Daniele Riso, chiuso dal numero 5, Duca De Santis. Palla che va abbondantemente fuori, ora c'è il time out chiesto dal Mario Caneschi. Due squadre che il giorno dell'Immacolata vogliono fare sacco pieno, vogliono dare l'anima, perché tra virgolette vogliono fare un ottimo
regalo. Però oggi il derby si sa, si azzera tutto. Nella squadra dell'Heracles manca Varenne, Danilo Valente, William Monaco, Giuseppe Davide Subino, ma soprattutto il capitano, il guerriero, Corrado Cordatore, che per lui questa era forse la gara dell'anno più sentita, lui che è stato uno dei grandi ultras del Formia ai tempi della Serie C2. Insomma, dagli anni 80 fino al 2000. Poi si sa, la rivalità tra Gaeta e Formia, la rivalità che c'è sempre stata, ma anche a livello di mare. Formia con Vindicio, dove notizie, si erano giunte notizie dove il comune di Gaeta voleva comprarsi Vindicio per poterlo fare, diciamo, una zona portuale. Gaeta invece con le sue spiagge, in primis Serapo, l'Ariana, la zona Ariana e la zona Sant'Agostino, che sono tra molto belle. Poi Gaeta, la storia che negli anni 80, dove con la NATO c'erano molti americani che venivano a villeggiare a Gaeta. Proprio mentre Formia, una città molto più commerciale, specialmente via Vitruvio. E poi gli stadi importanti, quelli di calcio, il Nicola Perrone, stadio che ho ospitato in Formia quando è stata la C2. In più c'è la Cercone di Formia, dove tanti della nostra nazionale, a partire dal Club Italia, parliamo di pallavolo, ma tutte le discipline sportive lo ospitano, soprattutto atletica. Mentre Gaeta, lo stadio Antonio Di Ciniello, è stato stadio che ha ospitato vari concerti, anche Gigi Alessio, Pino Daniele, ma nel giugno dell'89 è venuto anche il Papa Giovanni Paolo II. Torniamo alla gara, intanto Daniele Riso, deviazione di Grasso. Manca un minuto. Siamo sull'1-1. Parte il Country Club. Antonio Crocicco. Riso. Chiusura da parte di Dario Tramontano. È un Country Club che dietro, seppur trascivolata, che chiaramente questo è calcio, non permette agli avversari di poter passare. E finisce il primo tempo sull'1-1. Dopo, possiamo dire, un minuto di recupero. Quindi al gol al 13° di Antonio Colacicco risponde dopo 7 minuti Marco Iannotta con l'1 pari. Due squadre che hanno cercato di trovare esiti. Squadra quella dell'Heracles che ha creato più situazioni, ma molto battagliera è stato il Country Club dietro a potersi difendere. Da Fossato Conte, alle riprese Nicola Dell'Anno, a risentirci con il secondo tempo.
Secondo tempo che è pronto ad iniziare. Due undici, 10 e 8. Per quanto riguarda l'Heracles, per quanto riguarda il Gaeta invece abbiamo andiamo a vedere un attimo 2 2 5 7 17. Il portiere più il portiere. Quindi il quintetto iniziale del team Gaetano non cambia. Colacicco, Antonio Colacicco, danza col pallone. Valerio, il Portegno, Corona. Colacicco, Valerio, si gira! Fortunato! Francesco Valerio. Dopo un minuto e guardate ora Corona. Tira di Corona, la palla sta andando in rete involontariamente, forse tocca Antonio Colacicco. Anzi. Sfortunato nel giro di un minuto. Nel giro di un minuto. Ancora Corona, riparte Riso, non c'è intesa. Comunque sta andando benissimo la squadra dell'Heracles. Napolitano devia il tiro da parte del numero 7 della squadra del Gaetano. Riparte ancora l'Heracles, quindi il numero 7 Bruno De Santis, perché noi mettiamo sempre a taccuino questo, tutte queste azioni. Ogni tanto capita quel silenzio perché lasciamo ascoltare la forza dei tifosi, l'urlo dei tifosi e la forza dei giocatori. Ora Riso si gira. Scivolata, riparte ancora, Corona chiude.
Ora Circo, guardate che palla sta rischiando di perdere l'1-2 con Valerio. Riso, Valerio. Riso, conclusione. Palla che va su Corona, va Corona. Temporeggia. Riso. Lato sinistro. In piedi anche Michelino Corrente. Dietro Valerio. Riso. Con la Cicco. Riso. Valerio. Palla che rimane sui piedi di Antonio Colacicco, braccato da due. Valerio, Riso, Corona e il piede di De Santis. Luca, throw in per il team maglia nera. Valerio, Corona, ancora Corona, cerca di accentrarsi. Riso, Francesca, Valerio, riparte, palla persa, contropiede del Country Club. Bruno De Santis. Corona. Ancora Davide Corona. Va al litro argentino, si accentra ancora il Portegno, conclusione! Colacicco! Esce! Grasso! Guardate, Grasso su tiro di Riso. Fortunato. Valerio, Country che riparte, palla che va fuori, dentro Francesco Bisecco, fuori Corona, si deve riposare Francesco Bisecco, altro ex scavo in turno, la maglia numero 7. Francesco Bisecco cerca di accentrarsi, palla che va fuori. Ancora se la mela avanti Riso, conclusione Francesco Bisecco, ancora Valerio, Francesco Valerio, Antonio Colacicco, conclusione, tiro, un assedio alla porta Gaetana, un assedio alla porta Serapide. Contropiede, attenzione, chiusura di Francesco Valerio su attacco di Bruno De Santis. Ancora lancio a pallonetto da dimenticare
fuori il numero 7, dentro quindi Bruno De Santis, dentro Marco Iannotta, entrato poco fa anche Alessandro, Nicolas Gataleta. Country Club che cerca di forse ammorbidire un po' la gara per portarsi questo punto importante. Intanto pronto ad entrare è già il Michelino Corrente, sente la gara molto sua. Riparte il Country Club, Luca De Santis, 1-2. Ora Francesco Valerio, Francesco Bisecco, conclusione ancora al Country Club, ma sempre tra i piedi dei Black Jersey. Tiro di Valerio, salto del team Gaetano che si chiude ora nella rimessa laterale. Colo Cicco, Francesco Valerio. Riso. Grande scioltezza per questo forte giocatore napoletano, Riso, la risiede da Scauri. Valerio, Bisecco, Francesco, Colacicco. Cicco cerca uno spazio, ma il Country Club Gaeta si chiude là dietro. Intanto c'è un cambio. Ora Marco Iannotta, contrastato da Bisecco. Fuori 5, Luca De Santis, dentro il numero 11, Giuseppe Netani. Singhi. Colpo di testa. Colacicco. Ancora Bisecco. Riso. Antonio Colacicco. Cerca il gesto Colacicco, dietro Bisecco, Francesco Bisecco trova un varco, ancora Bisecco combatte con il pallone, trova Marco Iannotta e chiude. Conclusione, sfiora. Sette, dieci. Di ora, tredicesimo minuto, siamo al quattordicesimo minuto, 1-1, ora fuori Bisecco, dentro Corona. Francesco Valerio, se la va in avanti, Antonio Colacicco, troppo svirgolato. Yeah.
Francesco Grasso lancia in profondità ma è troppo lungo per Giuseppe Netani. Corona da capitano che si prende la briga di chiamare il suo vice. Dal gesto di Michelino Corrente nella Game 5 si vede come, tra virgolette, ci si tiene nella squadra. Ricordiamo nella gara di Coppa Lazio c'è stata la vittoria per 4-3 dell'Heracles contro Assupino. Quattro a tre dove ha giocato Pietro Petrella in porta, era andato benissimo, è andato molto bene. Ancora Riso, Ferrara con la Cicco, Riso gira fuori. Corona, il Portegno quando si alza. Va in avanti, Riso, Colacicco. Ora Colacicco viene braccato. A morire il numero 7, Bruno De Santis, minuto numero 16. Numero 7 ammonito, Bruno De Santis al 16. A non Bruno De Santis ma Marco Iannotto, chiedo scusa. Corona. Conclusione, palla che va alta. Ora c'è cambio. 11 fuori. Vale a dire Netani, dentro numero 5 Luca De Santis. Iannotta che prende anche la palla col pallone, chiaramente. La messa laterale per Country, Antonio Ferrara che va a dissipare Riso. Corona, Riso, chiuso da Gataleta. Ancora Corona, palla che va fuori, dietro Corona, ancora Colacicco, Corona, guarda. Guardate a Miranda che gol! Diagonale di Corona, Riso scivola, Rainbow gol! Come un arcobaleno si alza questo pallone, preciso, preciso! Dice voglio andare nell'angolo basso.
ci è andato ed ha fatto il gol. Meraviglioso. Fuori con la ciccola, dentro Bella, siamo 2-1. Heracles, Città del Golfo. Riso. Attenzione, attenzione. Sono passati 20 minuti, quindi mancano 10 minuti al termine. Guardate che assedio, Corona intanto che sventa. Conclusione, esce fuori il giocatore numero 11. Siamo comodi di 2-1 e time out degli ospiti. Ora c'è il Napolitano che va a piazzare la palla per terra. Mella non riesce ad agganciare la palla di Napolitano. Comunque con la Cicco Riso, eccezionale questo giocatore campano. Napolitano che esce, e c'è uno scontro, rischiare uno scontro affamale tra i due giocatori del Country Club, dove il numero 17 Carlo Trani è entrato scivolato su Dario Tramontano, ora Corona. Ora Corona, sbaglia la palla. Attenzione. Palo! De Sandis, Bruno De Sandis, a Luca De Sandis c'è il palo. Palla si va fuori, il Country Club Gaeta vuole accelerare, si trova sotto di un gol. Ancora Mella, bello il contrasto, carattere tramontano e chiusura rocciosa di Antonio Ferrara, cromosoma di famiglia. Papà Tommaso Ferrara è stato uno degli arcigni difensori dell'SSM Turno negli anni 70 e 80, insieme a Gianni Ciufo, Pino Cossuto, fatto parte di quel team che
che al Calcio Grafa a Minturno c'è il presidente Pino Russo e DS Rolando Conte, mio zio, il Minturno Calcio, per un anno e mezzo imbattibilità al Calcio Grafa. Ora punizione per il Sport Country Club Gaeta con Carlo Trani dal lato destro della porta. C'è solamente Yuri Mella, Corona viene messa sul palo, l'altro palo c'è Antonio Ferrara. Attenzione allo schema perché c'è libero alla destra un giocatore del team Blancoroa. Conclusione Mella, da perfetto latinoamericano, non si smuove. Napolitano, lancio, ancora linea direzionale, Mella aspetta a ripartire Ferrara, fa passare tempo, guardate Corona! È sfortunato Corona nel mettere la palla dentro. Troppo forte. Attenzione, attenzione. Subito si accende la mischia, si accende la mischia subito. Antonio Cacicco che è entrato a difendere il cugino Antonio Ferrara, ora c'è il caos, si alzano tutti. Antonio Ferrara è a terra. Si è fatto male Antonio Ferrara. Al 26esimo minuto, signori, al 26esimo minuto, Ferrara è a terra. Mario Caneschi, da grande esperto, allenatore che ha militato in, lo ricordiamo, in Serie A2, Barilla Roma, Aniene, Torino, è stato anche con la nazionale italiana di calcio a 5 Serie A dall'84. Forse vorrebbe mettere il portiere in movimento, ma addirittura Caneschi che vuole sfruttare al massimo Francesco Grasso. Cartellino rosso Antonio Ferrara. That's incredible. A Minturno si usa Cornuto e Mazziato. Un giocatore che si è fatto male dopo essere espulso. Clamoroso. Clamoroso. Al 27esimo minuto. Attenzione ora. Attenzione perché Francesco Grasso è bravo sui calci piazzati, anche il nostro collega tra virgolette, perché con Telegolfo varie volte si è inserito nella, quando abbiamo parlato del calcio gaetano, specialmente del Don Bosco Gaeta, della Mistral, della Sportiva Gaeta, altro nostro collega Marco Iannotta. Attenzione a questo schema perché ci sono due giocatori del Gaeta, Dario Tramontano e De Santis Libri, vediamo questo calcio punizione. Francesco Napolitano respinge Colacicco, mette fuori Napolitano. Bravissimo sulla palla messa persa con la Cicco, butta in avanti come può. Attenzione, Grasso che addirittura fa l'attaccante, una sorta di scila verte, tunnel, attenzione a Corona, ma non, la ripartenza di Riso non va a buon fine. Ancora
Antonio Colacicco danza con il pallone, Fantantonio viene fermato, Fantantonio, rigore, rigore, grande Fantantonio Colacicco. Sul dischetto vediamo chi va. Francesco Valerio va in campo e c'è Fantantonio Colacicco, nato lo stesso giorno di Antonio Cassano. Solo che Colacicco è nato nel 90, Antonio Cassano nell'82. Antonio Colacicco versus Francesco Grasso. L'alta classe, vediamo. Antonio, silenzio che scende. Colacicco. Palo! Antonio Colacicco! Antonio! Deviazione! Francesco Grasso monumentale in questa azione. Contropiede, va grandissimo. Francesco Valerio, scivolata. E chiude 2-1. Grande derby, grande vittoria. Magnifico, fortunato Antonio Colacicco. Ma la scivolata di Francesco Valerio gli dice qua non si passa. Proteste del team dell'Eracles. Allora andiamo a vedere risultato finale di 2-1, vantaggio di Antonio Colacicco al 13esimo, pareggio di Marco Iannotto al 20esimo, quindi prima dell'Eracles, poi il team Gaetano, e successivamente 2-1 di Riso all'ultimo su calcio di rigore, palo di Antonio Colacicco, una sfida Colacicco contro Grasso, ha vinto il portiere, poi nel contropiede Francesco Valerio, scivolata da rocciosi difensori cromosoma come lo zio Davide Paladino, e si chiude qua la questione. Dal vostro Aldo Conte chiudiamo questa telecronaca, alle riprese Nicola Dell'Anno, a sentirci con le interviste. Siamo nel post gara di questo derby di calcio a 5 C2 maschile girone A tra l'Eracles Città del Golfo e Sport Country Club Gaeta. Siamo con il nostro tra virgolette collega Marco Iannotta, che milita nel Country Club Gaeta. Allora Marco, tu hai portato il gol del pareggio, questa sconfitta magari un giorno dell'Immacolata da ricordare a livello negativo. Ma non più di tanto, perché noi oggi ci siamo presentati qua con alcune defezioni importanti, tra cui quella del nostro capitano Damiano, Checco Guerra, Macone che è un lungo degente, e insomma con tutte queste difficoltà di quest'ultimo periodo ci siamo penso ancora più compattati, abbiamo fatto gruppo e oggi penso abbiamo fatto veramente una grandissima partita, dovevamo giocarcela con il cuore, con il carattere, con la grinta, e credo che più di questo non potevamo fare. Siamo stati poi penalizzati da quel rimpallo sfortunato sul gol del vantaggio loro, però tutto sommato loro sono la squadra probabilmente più forte del campionato, quindi hanno tantissime individualità importanti. Noi ci abbiamo provato, era questo il nostro obiettivo oggi, e guardiamo al futuro cercando di continuare così, perché abbiamo bisogno di punti. La classifica nostra non è tanto veritiera per tante vicissitudini, ma cercheremo di risalire la china più presto.
Abbiamo visto pure un con il club Gaeta che quando se andava in difesa sembrava mettere più delle barricate, perché tra rimballi, chiudersi, cioè quel pallone staccarsi proprio da quella porta sembrava difficile per la squadra dell'Agnes, e penso comunque nonostante queste assenze forse la voglia di cercare di non farle sentire. Ma noi l'avevamo preparata non così, ma nel senso chiudere parecchio le diagonali, perché loro sono bravissimi a fraseggiare, a cercare questi fraseggi appunto stretti, l'1-2, hanno in Daniele, in Davide, in Colacicco tante persone brave anche dal tiro da fuori, quindi abbiamo scelto di lasciarli parecchio il tiro da fuori e di fare più densità al centro, e per poco non ci siamo riusciti. Allora, il prossimo turno si andrà a giocare giocherete a Gaeta contro la città di Pondinia, che è una squadra che comunque sta crescendo piano piano, seppure ecco, non ha questa grande conoscenza di calcio come ce l'ha il Caldo di Club Paete, che è tra i club più vecchi della provincia. Sì, beh, però noi non possiamo pensare che abbiamo di fronte, ogni domenica deve essere una partita con una storia diversa, dobbiamo cercare appunto di fare punti e per appunto risalire la classifica. Ecco il preparatore atletico dell'Heracles Salvatore Nardella, parliamo di questa vittoria dell'Heracles Città del Golfo contro Sport County Club Gaeta 2-1. Nardella, che gara oggi, che derby, che assedio. Ci abbiamo provato fino alla fine perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, e sapevamo bene, perché li abbiamo già incontrati in amichevole in precampionato, che si sarebbero chiusi in difesa, che sono dei giocatori abili nelle ripartenze, però noi abbiamo sfruttato al massimo il nostro potenziale offensivo, siamo stati attenti nelle retroguardia e abbiamo cercato il più possibile il gol. Mi dispiace soltanto del rigore sbagliato alla fine, ma i ragazzi hanno tenuto bene anche in inferiorità numerica il campo per portare, diciamo, avanti il sogno campionato, perché ormai è palese agli occhi di tutti che noi puntiamo sia a quello che ad andare avanti il più possibile in Coppa. Parliamo proprio di Coppa, a Supino è stata una vittoria 4-3, diciamo, quasi in una cella frigorifera, in un campo più piccolo del normale. E la dimostrazione che praticamente Halloween a un certo punto ha portato delle streghe e là bisogna scacciarle in una certa maniera. Sì, ma noi sapevamo benissimo quello che volevamo, e altrimenti non ci andavamo proprio lì a Supino. Siamo partiti con la consapevolezza di giocarci il passaggio del turno, perché il risultato dell'andata non è stato favorevole, perché giocare in casa e fare 2-2 comunque porta due risultati su tre alla squadra avversaria, e quindi dovevamo andare lì con un solo obiettivo, che era quello di vincere. Non abbiamo fatto calcoli negli spogliatoi e siamo andati là con le idee ben chiare e l'abbiamo dimostrato per tutta la partita. Non abbiamo sofferto quasi mai ed eravamo ben determinati a fare punteggio pieno, bottino pieno, e ci siamo qualificati agli ottavi. Allora, ora ci saranno due gare, insomma, ci sarà una gara in casa e poi dopo ci saranno due trasferti difficili, dove a Pondinia e poi il recupero con l'Aprilia. La gara in casa sarà contro il Flora 92. Nessuna partita è facile, l'abbiamo dimostrato stesso oggi, perché loro, nonostante la classifica li condanna nelle zone basse della classifica, hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, e quindi non possiamo mai dire che la partita sarà facile, che l'avversario sarà abile da battere, quindi andiamo consapevoli solo dei nostri mezzi e di quello che possiamo fare. Non sappiamo nemmeno chi sono i nostri avversari, perché comunque noi pensiamo a noi stessi e lavoriamo costantemente durante gli allenamenti per migliorare sia il nostro potenziale offensivo e sia la nostra solidità difensiva. Infatti i numeri lo dimostrano, che siamo la difesa meno battuta del campionato e una delle meno battute di tutta Italia.